per ferire una persona e denigrarla solamente perché lei non la pensa come te, lei non condivide pensieri orrendi come te, tu vai e dici questo. Forse mi sono catapultata in un buco nero e sono finita in un mondo parallelo. Cioè, praticamente, Chiara ha fatto una live dicendo che la setta ha usato la sindrome di Shanti per dire cose contro di lei, usando questa sua sindrome contro di lei, praticamente. Io lo so che volevo starmi lontana da questo, da questi dissing e da questi botte risposta, però oggi quando mi hanno passato questo pezzo di live non potevo starmi zitta assolutamente, cioè no, no, mi sono zitta, ora parlo. Perché forse Chiara ha problemi di memoria, sicuro. Che lei praticamente denuncia cose che le sue amiche fanno prima agli altri. Cioè lei praticamente sta denunciando una cosa che una sua cara amica ha fatto in precedenza. Prima. Io non la voglio nominare, però la devo nominare. Lei praticamente si è dimenticato cosa ha fatto Rita Fagiola. Se l'è dimenticato cosa ha fatto Rita Fagiola alla sottoscritta. Che tu con quella live che hai fatto, con quella live che tu parlavi, non è capace di intendere e di volere, giusto? Tu e la tua amica Fagiola e gli altri che vi vengono dietro, cosa avete fatto? Non avete fatto la stessa cosa? Cioè, scusate, se io vado al supermercato e mi compro una fetta di carne e poi torno a casa e dico: quelli che mangiano carne sono un pugno di schifosi. La coerenza. Quando la tua amica Fagiola ha pubblicato degli screen parlando di me, dicendo tutte quelle cose, quando la tua amica Fagiola ha pubblicato il post che ho messo su Facebook, prendendo in giro la situazione, la sindrome, quella non è la stessa cosa. O anche peggio, inventando anche un sacco di cazzate, perché poi voi oltre a una ricerchina su Google non sapete fare su Wikipedia, quella non è stata peggio, quella cosa che hanno fatto, che avete fatto voi e la tua amica Fagiolina 9. Quindi praticamente quando le cose le fate voi, le potete fare, tutto è dovuto, tutto è buono. Quando le cose le fanno gli altri, aprite le live e iniziate a dire basta, basta, fate schifo. Voi non siete, lo siete voi che non siete normali. Se voi parlate di persone che predicano bene e razzolano male, ma i primi siete voi. Voi predicate sulle live, basta, però poi razzolate di merda, manco male, di merda. Perché a me è una che mi viene a dire: quando voi avete fatto la stessa cosa con me, ma siete pazzi? Ho voluto aprire questa parentesi non per creare polemica, perché io ho cose di meglio da fare, onestamente. Cioè, io polemica non ne sto facendo più. Io volevo mettere solo questo puntino sulle i, perché qua ragazzi veramente si grida allo schifo, si grida all'ingiustizia, quando boh, i primi siete voi, i primi siete voi. Cioè, Elena. Ah, e forse Chiara si è anche dimenticata, no? Quando il suo amico Geofester ha aperto una live
parlando di me. Quale cose si dimenticano facilmente? Quindi praticamente Chiara e la sua cerchia, la stessa cosa che è stata fatta a Shanti, l'hanno fatta a me, però loro lo possono fare. L'hanno fatto gli altri, non è possibile, non si può fare, solo a loro tutto e due. Quindi ragazzi, se volete fare qualcosa, voi non lo potete fare. Però se la vogliono fare loro la possono fare. Questo è il mondo. Mettetevi il cuore in pace. Comunque sono senza voce, ciao. Ragazzi, io sono andando al lavoro, però volevo dire una cosa molto veloce. Che un sacco di voi mi stanno mandando un sacco di screen di post su cose che mi stanno arrivando. Mi state mandando un sacco di screen che parlo dove Rita Fagioli e Chiara dicono un sacco di cazzate, perché giustamente dalle bocche di culo può uscire solo la merda. Dicono che adesso quella fa live, quella fa video, quella ha ricominciato con il repertorio, pubblico le foto, pubblico quello che ha scritto, pubblico quello che ha detto. Forse non avete capito una piccola cosa nella vostra vita, una, diciamo una. Che a me quello che dite, quello che fate, me ne fate un cazzo, cioè fate quello che volete, dire quello che volete pure, me ne fate niente. Io non vivo come voi in un cazzo di YouTube, in un cazzo di Instagram, io non vivo sui social come fate voi, io ho una cazzo di vita! Quella che non avete voi, non avete voi una vita. Pensate alla vostra vita qualche volta nella vostra vita. Ho detto troppe volte la parola vita. Quando mi mettete a dire adesso io pubblico screen, video, quella deve fare la live, quello deve pubblicare tutte le cose su... Cioè ragazzi, manco vi seguo, io le cose me le mando perché non vi caco, ma come io nessuno! Ieri ho solo puntualizzato una cosa, ho solo fatto una riflessione. Mi sembra, mi sta dando che non vi ho proprio cagato in questo periodo. Ho fatto una riflessione semplicissima. E siccome vi brucia il buco del culo, perché vi brucia, allora dovete iniziare con il repertorio di nuovo. E giustamente, quando una persona sa di avere torto, cosa fa? Cosa fa? Ti brucia il culo! Ti brucia il buco del culo! Il bucio! Quindi, Rita, amore mio, io l'ultima volta quando c'è stato il botta e risposta ti ho regalato 500 followers. Questa volta non lo faccio. Io la visibilità a te non te la do. Suca! Per favore non mandatemi più niente perché a me di sta gente se muore o se vive non me ne frega proprio un cazzo. Adesso dite che sono mafiosa, adesso dite che vi ho augurato di morire, ma non me ne frega proprio un cazzo. Dovete sucare! Ciao! Non faccio come voi. Questa è l'ultima volta che ne parlerò. Questa è l'ultima volta che ne parlerò. Questa è l'ultima volta che ne parlerò. Questa... Io ho giurato a mio marito che non ne parlavo più. Minchia, bene lo volete avere i vostri mariti. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Suca!